attenzione. Sta arrivando l'altra. Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Pasquale Marino in vista della sfida contro il Brescia. Prego, Antonio Guido del Corriere dello Sport. Buongiorno mister, il problema non è di scelte, ma questo Bari che si abbassa abbassandosi in classifica anche, come se ne viene fuori? Ma sempre col lavoro, perché stiamo cercando di migliorare anche, di alzare il baricentro, diciamo così, perché la nostra priorità per quello che vogliamo sviluppare. La settimana scorsa abbiamo visto che in determinate occasioni ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualche tiro in più, anche se occasioni limpide ne hanno avuto poche gli avversari, però stiamo lavorando su questo, sull'aggressività, che poi c'è bisogno anche di una certa condizione fisica che al momento per alcuni non c'è, perché non perché si è lavorato male, perché ci sono ragazzi che vengono da infortuni, ragazzi che non hanno fatto la preparazione con la squadra e che si devono portare, e stiamo cercando di portare tutti allo stesso livello di condizione fisica per poter sviluppare quello che vogliamo fare, essere più aggressivi e soprattutto, come ho detto prima, un po' più alti nel difendersi. Sì, mister, buongiorno. Le chiedo come pensa di ovviare l'assenza di Maiello, se la scelta ricadrà su Acampora, come sta Benali o se sta pensando ad altre soluzioni. Benali si è allenato ieri il primo giorno, ha fatto un po' di partitina, vediamo in questi giorni, potrebbe essere tra i convocati, però difficilmente può partire dall'inizio. Acampora l'ha fatto anche bene quel ruolo lì, quindi si può continuare a giocare col mediano basso, per cui è una soluzione che stiamo provando. Buongiorno signor Marino. Buongiorno. Senta, l'altra volta nell'ultima conferenza stampa che avevamo fatto qui, lei disse che il modulo di gioco non è un dogma. E considerate le assenze che ci sono, ha valutato anche altre ipotesi di schierare il Bari diverse da quelle, mancando i play che in un centrocampo Maiello è il massimo, non soltanto per il Bari secondo me, ma in quel ruolo in tutta la Serie B. Sì, i numeri non vincono le partite, con i numeri, con i sistemi di gioco 4-3, 4-4-2, quello che le partite si vincono con l'atteggiamento giusto, con l'aggressività, con quello che cercheremo di fare, quindi a prescindere dal sistema di gioco, per cui non è prioritario. La priorità è cercare anche di creare degli espedienti e un sistema di gioco che può essere anche variabile e non statico, ecco. Quindi non ci facciamo condizionare dai numeri, però dobbiamo mettere in campo, in questo momento si cerca di mettere in campo chi sta meglio dal punto di vista fisico, chi garantisce tanto minutaggio, per poi a poco, come ho detto prima, con il lavoro recuperare tutte e portarli alla stessa condizione. Però ogni settimana di lavoro uno deve cercare di capire chi sta meglio, per poi creare, diciamo, un atteggiamento sia tattico sia mentale per affrontare sempre gli avversari. Mister, potrebbe essere anche il momento di Ashik vederlo dal primo minuto, questo ragazzo promettente che il Bari ha investito, l'ha comprato, scalpita insomma per una maglia da titolare, come l'ha vista in settimana, e se è pronto anche al debutto da titolare? Per la verità ieri si è fermato per una botta, oggi si è allenato, però ce ne sono tanti ragazzi, non mi soffermo sui singoli, ecco. È un ragazzo che è entrato bene in partita quando è stato chiamato, così come è entrato bene Moracchioli, per cui ce ne sono tanti che stiamo valutando, ecco. Non solo a Schick. Buongiorno mister. Buongiorno. Vorrei parlare dei terzini, vorrei capire Frabotta come sta, perché lei ha parlato prima di condizione, lui è uno di quelli che finora, ecco, non è mai stato in grande forma, quindi a che punto siamo, e considerando che Ricci fino a ieri non si è allenato comunque per vicende extracampo, immagino ci sia un ballottaggio, chi è più avanti verso Brescia. E poi in conclusione, restando sul tema terzini, l'ipotesi Pucino terzino con Dorval avanzato è più da gara in corso o si può riproporre dal primo minuto? No, abbiamo fatto le sue valutazioni nella formazione, io la dico sempre all'ultimo momento, perché ci prendiamo sempre tutto il tempo per cercare di portare tutti e tenere tutti sulla corda i ragazzi, per cui ancora non ho deciso,
però sono tutte situazioni di ballottaggi che esistono, di opportunità che possono esistere sia in corsa sia dal primo minuto. Frabotta c'è tanto equilibrio in quel ruolo e quindi si sta allenando bene, sta crescendo pure lui di condizione. E Ricci è iniziato a allenarsi diciamo giovedì, vediamo come domani dopo la rifinitura come stanno entrambi per poi fare la scelta, che sicuramente come ho detto prima ci sarà da valutare bene fino alla fine. Buongiorno mister, voglio restare su un singolo, ovvero Giuma. L'assenza di Maiello, la necessità di dover ridisegnare il centrocampo può aprirgli anche delle opportunità che fino adesso non sempre ha avuto. Come lo sta vedendo e a che punto è il suo percorso di inserimento, non solo dal punto di vista diciamo della condizione ma anche tattico nel capire il lavoro che lei chiede a lui? Sicuramente quando si arriva da un campionato diverso la comunicazione, la lingua, qualche problema c'è, il ragazzo ha voglia e quindi è a disposizione, in settimana ha fatto degli allenamenti positivi, e quindi sono tutti diciamo così con la voglia di trovare la condizione fisica ottimale anche dal punto di vista tattico di inserirsi in un contesto che cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi. Mister, salve. Contro il Brescia è soltanto la sua seconda panchina. Ecco, vorrei sapere qual è il suo stato d'animo in vista di un match che sulla carta è alquanto difficile, considerato che il Bari ha degli infortuni seri e qualche giocatore ancora non al top della forma. Sì, affrontiamo una squadra, sappiamo le qualità del Brescia, è una, forse la miglior difesa dei campionati professionistici, concedono poco in termini di gol subiti, e hanno fatto anche pochi gol per la verità, però è una squadra compatta, equilibrata, che veramente, vedendo le partite concede veramente il minimo sindacale agli avversari, e sappiamo bene le difficoltà che ci sono e per quanto mi riguarda cerco sempre di guardare il lato positivo delle cose e sicuramente questa squadra ha margini di miglioramento straordinari, perché ancora nessuno ha espresso il proprio lavoro per un motivo o per un altro, e da questo punto di vista siamo fiduciosi perché il tempo deve essere dalla nostra parte e ci sono anche le esigenze di muovere la classifica in un momento dove sappiamo di non avere al top tanti giocatori, quindi il tempo è dalla nostra parte e col lavoro dobbiamo riuscire quanto prima possibile a creare quelle condizioni di riportare l'entusiasmo che c'era qualche mese fa. Buongiorno mister. Buongiorno. Mister ritrova il suo secondo allievo dopo Bianco, anche Castaldello, che lei ha avuto a Brescia. Che Brescia si aspetta, l'ha già più o meno detto. Che tipo di allenatore secondo lei è Castaldello e che ricordi si porta di quell'esperienza a Brescia? No, se l'ho allenato pochi mesi, quindi non posso dire che è un mio allievo, anche perché lui già allena da un po' di tempo, dall'anno scorso, l'anno prima, quindi non penso che io sia che possa essere un mio allievo. So solo che ha fatto bene l'anno scorso perché è subentrato e quando è subentrato ha fatto una media punti importanti, ecco, adesso sta facendo pure bene, quindi significa che ha le qualità per fare questo lavoro negli anni e di arrivare nella massima categoria. Sì, mister, buongiorno. Mi concentro su Dorval, lei lo ha testato più avanti in una fase di gioco contro il Modena, può essere una soluzione anche dal primo minuto vederlo magari nei tre fantasisti dietro la punta o in quel lavoro doppio da mezzala esterno con Pucino terzino? L'ho detto prima, a questa domanda in pratica ho già risposto, può essere una soluzione. Devo dire che diciamo nella parte dove abbiamo fatto il gol ho visto la squadra anche giocare meglio, ecco, secondo me quando ci siamo messi in quella maniera diciamo che la squadra ha cominciato a girare palla con più naturalezza e a parte la punizione non ha subito più un tiro in porta, mentre prima sono arrivati con più facilità, quindi è una soluzione che prenderò in considerazione anche quella, però il ruolo non è mezzala, è eventualmente un esterno, comunque uno come Dorval è uno che spinge, sa fare bene le due fasi, sa accompagnare bene l'azione, insomma è un giocatore che secondo me
me ha qualità fisiche oltre che tecniche è importante, quindi mi può dare altre soluzioni. Ecco, con questo non dico se gioca dall'inizio lui o chi per lui, quindi non ho, ripeto, noi facciamo domani la preparazione alla partita e facciamo, non mi piace improvvisare, provo le diverse soluzioni che possiamo mettere in pratica contro il Brescia. Sì, mister, le chiedo che esperienza fu per lì quella di Brescia, un rapporto anche non propriamente idilliaco con Cellino. No, non appartiene al passato, mi piace guardare avanti. Pensa di portare un po' di freschezza al centrocampo rispetto alla partita col Modena? Dipende dal clima. Dipende dal clima, se si abbassa la temperatura c'è più freschezza. Io credo con una, a parte le battute, una settimana in più di lavoro sicuramente farà bene a chiunque, ecco, anche perché sappiamo, dopo aver visto e rivisto la partita, sappiamo che siamo mancati in certe situazioni, i ragazzi ne sono consapevoli e per forza possiamo dare, dobbiamo dare qualcosa in più, quello che non si è visto contro il Modena in parte lo dobbiamo mettere dentro adesso, perché ripeto è stata la prima partita della mia gestione, i ragazzi cominciano a capire quello che io gli chiedo, lo devono capire in fretta e quindi da questo punto di vista ci deve essere senza quella, diciamo così, aggressività, quella brillantezza che chiedo, è difficile essere aggressivi, quindi per forza dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta per cercare di avere una, diciamo così, feroce agonistica quando non si è in possesso palla e cercare di ragionare quando si conquista, di essere bravi anche nelle scelte, perché abbiamo fatto spesso negli ultimi metri, abbiamo sbagliato le scelte, diciamo che in certi momenti si doveva calciare, si è passato la palla e viceversa, quindi questo dipende anche dalla lucidità, dal momento di forma, dal momento attuale che sicuramente l'ambiente chiaramente non è contento di quello che è stato proposto fino a questo momento, quindi c'è la voglia da parte di tutti, da parte dei ragazzi, di cambiare atteggiamento, di cambiare registro per ritornare, diciamo così, far ritornare l'entusiasmo e giocare noi con l'entusiasmo, con la voglia di entrare in campo e divertirsi senza avere ansia di prestazione, ansia del risultato, andare dentro con la mente libera, ecco. Nel post Modena disse, no, che per sostituire Maiello serviva un uomo di carisma, no, di carattere, diciamo, guardando i due giovani del Bari, Faggi e Astrologo soprattutto, che per caratteristiche un play come l'ha visto in questa settimana, pensa che possa essere proposto, è un'ipotesi da scartare? Questa, hai detto la formazione, la dico domenica. Non è, l'ho detto prima, si stanno allenando tutti, io faccio l'ultimo, diciamo, l'ultimo allenamento per me è importante per trovare le soluzioni, per cercare di sbagliare il meno possibile, perché sappiamo bene che il nostro lavoro è difficile e bisogna cercare di fare il meglio, di concentrarsi su quello che si deve fare e ripeto, le scelte in questo momento vanno messe in preventivo, nel senso che la priorità è chi sta meglio dal punto di vista fisico, mentale, anche caratteriale, quindi questo in questa fase è fondamentale, perché abbiamo bisogno di muovere la classifica e cominciare a poco a mettere tasselli dal punto di vista del gioco in più rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, che non è stato molto quello, la prestazione contro il Modena. Mister, una curiosità, anche se ha già risposto in parte, Dio e Nast insieme li ha provati proprio in settimana? Credo di no, ed è un'ipotesi percorribile secondo lei? Sì, possono giocare per caratteristiche, sicuramente possono giocare insieme. Non è, non hanno detto che giocano insieme, ho detto è una cosa che no, l'uno non esclude l'altro, ecco, se mi viene da giocare con i due attaccanti hanno le caratteristiche per poterlo fare. Senta, ho seguito la partita Brescia-Modena mercoledì, immagino che l'abbia fatto anche lì, se non in diretta anche dopo. In tutta onestà, il Brescia mi ha un po' deluso rispetto a quella che è la posizione di classifica e alle cose che ha espresso sul piano dei numeri sino a questo momento.
nel senso che non riusciva ad esprimere troppo forte il Modena, secondo lei, che il Bari ha incontrato nell'ultima partita, oppure il Brescia che ha speso tanto fino a questo momento e ha avuto questo calo in questa partita con il Modena? E poi un'ultima cosa, oltre Maita e ovviamente gli altri infortunati, ci sono altri potenzialmente indisponibili nel Bari? No, in questo momento non credo. Tutti Benale si è aggregato, quindi non penso che ci siano altri problemi dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda il Brescia, sicuramente giocare magari tante partite, perché devono recuperare, sicuramente sono indietro da questo punto di vista, però devo dire che l'altra sera è stata una partita molto bloccata da due squadre. Il Brescia ha giocato come ha sempre fatto, col sistema di gioco. Il Modena ha cambiato qualcosa rispetto alla partita che ha fatto qua, perché ha giocato con la difesa a tre e quindi ha bloccato gli esterni alti. In più hanno fatto un po' di turnover, perché hanno fatto riposare giocatori che poi magari alcuni sono entrati in corsa, che finora avevano quasi giocato sempre. Mi riferisco a Bjarnason, mi riferisco a Bianchi, mi riferisco a Moncini, e quindi hanno alternato molto e a volte magari probabilmente non hanno espresso quello che esprimono solitamente, diciamo, con la formazione tipo. Però facendo partite ogni tre giorni è necessario alternare i giocatori, perché poi magari è peggio se spremono sempre gli stessi. Questo è un discorso che fanno tutte le squadre quando hanno questi impegni ravvicinati. Ringraziamo mister Marino, l'appuntamento è per domenica alle 16:15 a Monti di Brescia.